Ciao amici, la pancetta è un'ossessione, ma c'è una novità. Una scienziata italiana, Cristina Renni, ha fatto una scoperta sulla pancetta. Ha riscontrato con prove scientifiche alla mano che il grasso che si accumula sull'addome è causato da come la flora batterica intestinale reagisce al cibo che mangiamo. Fammi capire meglio che questo mi interessa. Capisco, interessa sempre più persone, non solo noi donne. La pancetta è un'epidemia nazionale e per risolvere una volta per tutte bisogna prima capire il fenomeno dal punto di vista scientifico. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Genetics e riguarda le sostanze chimiche prodotte dai batteri dell'intestino. La ricerca ha trovato un collegamento tra le sostanze prodotte dai batteri intestinali per degradare il cibo che mangiamo e l'accumulo di grasso nella pancia. In poche parole, sono i batteri intestinali che regolano l'accumulo di grasso nella pancia. Ma cosa ci posso fare io se i miei batteri mi fanno venire la pancetta? È qui la buona notizia. L'attività dei nostri batteri non è solo una dotazione genetica, ma dipende da fattori modificabili, primo tra tutti la dieta. Quindi, quando mangiamo, non dobbiamo solo placare la fame e riempire lo stomaco. Se vogliamo ridurre la pancetta, pensiamo anche a dare da mangiare ai nostri batteri intestinali nel modo giusto. Così degradano bene il cibo e non creano sostanze che alimentano le cellule di grasso nella pancia. Gli alimenti che nutrono la flora batterica intestinale e la fanno funzionare bene si chiamano prebiotici e agiscono grazie al loro contenuto di inulina e fibre amiche dei batteri. Ecco 7 alimenti prebiotici che nutrono la nostra flora batterica e ci salvano dal grasso addominale. Se vuoi approfondire questi argomenti, in descrizione trovi il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. 1. Radice di cicoria. È molto ricca di inulina, migliora la digestione, è un aiuto per fegato e bile, si assume in forma di caffè e ha il vantaggio di non contenere caffeina. 2. Banana. Contiene una buona dose di inulina e di fibre che aiutano lo sviluppo dei batteri sani dell'intestino. Contrasta la pancia gonfia, è ottima come snack sano tra un pasto e l'altro. 3. Mela. È ricca di pectina, un'altra sostanza prebiotica che contrasta lo sviluppo dei batteri nocivi. Contiene anche polifenoli che insieme alla pectina migliorano la digestione e il metabolismo dei grassi. 4. Aglio, cipolla e porro. Contengono inulina e frutto oligosaccaridi, favoriscono la scissione dei grassi, sono antiossidanti, antimicrobici e antibiotici naturali per un ambiente intestinale sano. 5. Asparagi. Sono ricchissimi di inulina, proprietà antiossidanti e nutrono la flora batterica sana. Sono anche diuretici e disinfiammanti, nemici del gonfiore intestinale. 6. Semi di lino, ricchi di fibre prebiotiche, sono utili per nutrire la flora batterica intestinale, regolarizzano l'intestino e aiutano a regolare i livelli di zuccheri nel sangue. 7. Crusca d'avena e di frumento, sono un'ottima fonte di prebiotici grazie alle quantità di beta-glucani utili alla crescita dei batteri sani. Inoltre, la crusca dà un senso di sazietà, aiuta la regolarità dell'intestino e regola gli zuccheri nel sangue. Ogni giorno nella nostra alimentazione cerchiamo di inserire uno di questi alimenti per rafforzare i batteri buoni ed eliminare una delle cause della pancia gonfia. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. Mangia sano e vivi meglio!